derby di Milano è nerazzurro, l'ha firmato al 92esimo con un altro gol negli ultimi 15 minuti. Mauro Icardi, ormai lo specialista della stracittadina, e noi siamo pronti a riviverlo in questa nuova puntata di Extra Time con Massimo Paganin. Buonasera Massimo. Ciao Federica, ciao Albi, buonasera a tutti. E buonasera anche a te Alberto Santi. Ciao Federica, ciao Max, buonasera, ben ritrovati. Caro Max, quali sono i quattro spunti di oggi? Sono due focus sui giocatori, quindi su Brozovic e su Vecino, che ieri mi sono piaciuti molto e hanno sopperito bene poi all'assenza, se andiamo a vedere, di Nainggolan per certi aspetti. Il pressing alto, perché sta diventando un marchio di fabbrica, l'ha sottolineato il mister prima, è una cosa non semplice da fare, anche per quanto sembri facile, no? Però è molto complicato, lo ha detto, perché è chiaro che deve andare a prendere l'avversario nella sua metà campo. E poi ovviamente onore al merito al mister, perché direi che ha preparato perfettamente dal punto di vista tattico la partita, l'ha saputa leggere bene. Nel momento in cui si è fatto male Nainggolan, ha messo in campo in una posizione che lo scorso anno l'aveva visto un po' in difficoltà Borja Valero. Ieri sera invece ha fatto una partita ottima, direi, sotto tutti i punti di vista, ma credo che sia proprio il fatto che la squadra abbia maturato una consapevolezza importante, sia cresciuto ulteriormente, che ha dato la possibilità anche a lui di esprimersi al meglio. Allora andiamo per gradi, partiamo dal primo spunto, il focus su Brozovic. Sì, Brozovic, perché è cresciuto molto nella fase di costruzione del gioco. Il fatto di essere vice campione del mondo, di aver avuto la possibilità di giocare i mondiali a così alto livello, gli dà una tranquillità e una serenità nella costruzione del gioco. Vedi qui una verticalizzazione immediatamente per Vecino, trova il compagno in quella zona intermedia, ossia la zona alle spalle della linea di competenza avversaria, ossia tra centrocampo e la difesa, che gli dà la possibilità poi di costruire gioco. Qui viene interrotto poi il pallone, il gioco immediatamente, però da subito lui si propone per costruire il gioco per i compagni. Qui imposta lui il gioco, poi, e questo siamo già al secondo tempo, Borja Valero ha un'indecisione, riparte che sì, guarda la corsa che fa Brozovic qui per andare a recuperare il pallone e intercettare, proprio come diceva Spalletti, evitare che gli avversari potessero ripartire. Qui lui l'ha interpretato benissimo, e direi che la sua, al di là di questo, ma ce ne sarebbero tantissimi spunti, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, ha fatto una partita veramente importante ieri. Un'altra grande prestazione di Matias Vecino, ancora una volta determinante nel finale. Beh, è stato determinante perché al di là del cross che ha fatto sul finale, ma ha fatto una prestazione veramente importante. Probabilmente, ne parlavamo prima con Alberto, il fatto che sia uscito Nainggolan gli ha dato la possibilità di attaccare lo spazio. Vedi qui, dà la palla, va immediatamente a posizionarsi in una zona intermedia per ricevere il pallone fra gli avversari. Brozovic cerca di dargli la palla, che però non arriva, gli arriva comunque, per poi smarcarla sull'esterno per il cross di Politano. E lui si era andato a riposizionare immediatamente al centro dell'area di rigore per eventualmente intervenire su quel pallone. Questa è una sua caratteristica, ossia la capacità di muoversi nello spazio con i tempi giusti per andare ad attaccare l'area di rigore e la palla. Qui è il cross che porta all'annullamento del gol di Icardi, fatto da Brozovic tra l'altro, dove lui spizza il pallone, Icardi è di poco in fuorigioco e quindi il gol viene annullato. E poi c'è, quindi qui lo rivediamo, c'è un, eccolo qua, ha avuto diverse occasioni nell'arco della partita che si è procurato proprio per la capacità di inserirsi con i tempi giusti all'interno dell'area di rigore. E poi c'è anche il cross fantastico al 92esimo per Icardi, fatto spalle alla porta avversaria, sì, con il pallone che gli arriva da un giusto assist di Candreva, e lui senza guardare nel mezzo mette questa palla perfettamente, dove Icardi, poi andremo a vederlo, giustamente abbiamo parlato con Alberto, fa un movimento fantastico all'interno dell'area di rigore per andare a prendere la palla poi sul secondo palo. Poi il pressing alto, che hai definito il marchio di fabbrica, perché è un aspetto sul quale Spalletti sta lavorando molto. Sì, sta lavorando molto, e credo che la squadra abbia quella consapevolezza che serve per poterlo fare. Come ho detto, non è semplice, non è facile, e poterlo fare come lo sta facendo l'Inter in questo momento richiede grande applicazione, concentrazione e soprattutto le giuste distanze tra i reparti e tra gli uomini dello stesso reparto. Questo è fondamentale proprio perché l'Inter riesce ad interpretare benissimo questo tipo di direttiva che è stata data dall'allenatore, e lo ha dimostrato bene ieri dal primo minuto alla fine della partita, perché lo ha fatto concedendo, come abbiamo visto, mentre qui vediamo la fase iniziale, eccolo qui, distanze tra i giocatori perfette, direi, Icardi all'interno dell'area di rigore che evita che la palla possa essere data di nuovo al portiere, e pressing alto con questo è Vecino, se non sbaglio, che riesce a riconquistare il pallone al centro del campo, fatto perfettamente, ripeto, non consentendo poi alla squadra avversaria di ripartire, in questo caso il Milan, perché qua di nuovo la palla esce, eccoci qua, cerca di ripartire il Milan e di nuovo Politano che va a prendere il pallone. Questa è una cosa tua, se non sbaglio, Albi. Sì, sì.
No, è proprio, si vede molto bene come la squadra vada a recuperare più volte il pallone nei 25 metri, più volte nel corso della partita. È successo soprattutto nel primo tempo, segno che evidentemente anche l'approccio è stato assolutamente giusto. Sì, lo ha fatto sia, sai che Nainggolan è uno di quei giocatori che dà il là solitamente, però anche nel momento in cui è uscito Nainggolan è riuscita comunque la squadra a sopperire la sua assenza e andare a fare un pressing molto alto. Chiudiamo con una nota di merito a Luciano Spalletti. Direi di sì, come ho detto prima, c'è poco da sottolineare il fatto che tatticamente l'abbia preparata benissimo e abbia saputo leggerla anche in corso d'opera, perché l'uscita di Nainggolan con l'innesto di Borja Valero in quella posizione da trequartista dove lo scorso anno, come ho detto prima, non aveva fatto benissimo, ha dato comunque equilibrio alla squadra, è riuscito sempre a mantenere la concentrazione alta dei propri giocatori e direi che al di là di tutto sta facendo un lavoro importante, perché anche Keita qui che è entrato ha dato un suo contributo importante e quindi direi che l'allenatore ha fatto veramente un grandissimo lavoro in approccio al derby, ma soprattutto nelle ultime 7 gare ha fatto sì che la squadra crescesse in quella che era con la consapevolezza, la d'autostima e la fiducia.